Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo su Fallout New Vegas. Continuiamo dalla nostra ultima posizione conosciuta, perché in questo video dobbiamo fare un pochettino di backtracking, ragazzi. Ma proprio un minimo. Avevo detto che dovevamo andare a Camp McCarran e ci arriveremo. Ma prima, ragazzi, ho dimenticato a prendere un'arma unica che si trova a Novak. Spulciando altri video online, ho notato che molte cose non le abbiamo prese. Ok, te riconosco, quindi non mi serve. E quindi andiamo a prendere quest'arma unica. Intanto un'arma che fa pena addosso, vediamo. No, anzi, abbastanza bene. Non ricordo più come si cambiano le dannatissime munizioni. Intanto ho messo l'orologio perché registrerò almeno 30 minuti. Super giù, anche se perderò ore e ore a caricare tutto, facciamo passare un po' di tempo, aspettiamo che faccia notte e qui in questa stanza si trova un'arma unica che io non ho completamente preso, quindi la prenderemo adesso. Tu non vai via, cioè, tanto per capirci. Ok, naturalmente lo è sparito, raccattiamo anche un po' di munizioni da 308 10 mm. Sblocchiamo la serratura. Attualmente una serratura molto facile. Allora, qui dovrebbe trovarsi un'arma. Quella pistola presa. C'è altro qui? Va bene, abbiamo preso quella pistola, è un'arma unica. Adesso ve la faccio vedere. Quella pistola, dove sei? L'avevo vista. Da 5.000. Oh mio Dio, quanto è faiga. E fa un botto di danno, vediamo. Ok, best weapon ever. Vabbè, è bella esteticamente. La useremo un pochettino, dai. Tanto fra poco raggiungeremo il level up ed è molto importante. Ora, andiamo qui in Gunrunner Camp McCarran perché mi interessa particolarmente continuare le quest dell'RNC e prendere il dannatissimo set che si vede nella intro del gioco, insieme al fucile, quello da 50 mm, calibro 50. Spettacolo puro. Sì, ho letto ragazzi che mi avete consigliato anche di poter ottenere l'armatura da mercenario tramite altro modo, però io voglio proprio ottenerla. Allora, intanto andiamo a Camp McCarran. Ho dimenticato anche a Novak che c'era un mercenario che poteva insegnarci qualcosa, ma va bene così. Ed eccoci qui al camp, vediamo se è giusta la strada. Assolutamente non lo so. Salvo qui perché non voglio scoprire posizioni troppo strane. Fattoria dei mezzadri dall'RNC. Mi va bene anche questo posto. Ma prima andiamo a Camp McCarran e vediamo se c'è qualche quest da fare. E poi torneremo a esplorare questo posto. C'è tanto da fare in questa serie, ragazzi. Io la sto portando a 60 fps, quindi mi raccomando, se non vedete video per 1 o 2 giorni, significa che sto aspettando per andarli a caricare da qualche altra parte. Perché ho poche possibilità. Allora, intanto in questa fattoria, non so come, sono tentato di esplorare. Però qui dovrebbe esserci Camp McCarran. Ma è chiuso. Intanto c'è un altro mercante. Quel leader dei demoni non avrebbe dovuto. Oggi McLafferty rompe le scatole. Meglio No, tenere a non ci basso vende profilo. nulla. Comunque, qui c'è il camp McCarran, dove continueremo le quest dell'RNC. Vediamo. Questo posto mi interessa, però. Ok, scoperto Camp McCarran. Sono tutti nomi storpiati, però. Entriamo, vediamo cosa scopriamo qui. Io in questo periodo, ragazzi, sto seguendo la serie su di Mannes, che veramente mi piace tantissimo. Cosa vuoi?
Sono vestito da RNC, non puoi toccarmi. You can non touch ce ne me. Andremo in silenzio. La legione può contarci. Allora, questa cosa non l'ho capita, ma intanto le munizioni le prendo. E qui ricordo di aver fatto qualche queste anni fa. Il problema invece è capire se ho le abilità adatte per queste missioni. Ma poco importa. Ho anche pensato alle prossime perk da prendere dopo che prenderemo Super Meccanico, che è una di quelle perks che mi piacciono tantissimo e la reputo utilissima, soprattutto per la creazione e la modifica di armi. Prevedo che ci serviranno tantissimi schemi che possiamo ottenere grazie a queste perks. Ma intanto vediamo qui se hanno bisogno di noi. L'armatura che cerco io è quella nera, per chi non lo sapesse. Anche quella da mercenario, per cominciare. Però, facciamo le cose con molta calma. Nessuno ci insegue. Abbiamo due fidati compagni veramente ottimi. Guardate che bello questo jet. Molto faigo. Con chi possiamo parlare? Soldato. Ok. Caporale Walter Orsby. Ora Boyd è lì dentro con un prigioniero. È incazzata di brutto. Ok, vediamo se la troviamo. Qui vedo qualcosa. Bauli merce confiscate. Molto difficile. Non ho l'abilità per sbloccarlo. Quindi dovremmo pazientare. Naturalmente dopo che porteremo scasso 80, utilizzando il libro delle abilità, riusciremo ad aprire la maggior parte delle cose. Perché se qui è come su Fallout 3, sicuramente ci sarà lo stesso problema. Sì, portare a 100 scasso potrebbe servire, ma nella maggior parte dei casi ci sono pochissime serrature molto difficili. Posso entrare? Io ricordo invece di questo interrogatorio, ma non ricordo dove. Ok, cerchiamo di raccapezzolarci un poco. Forse qui? Dico forse perché non ricordo tutto. Però è bellissimo questo terminale, mi piace. Vorrei avere un ragazzo del primo ricognitore a guardarmi le spalle. Va bene, come vuole lei, signorina, non mi importa. Qui non possiamo rubare nulla, altrimenti. Eccola qui la stanza. Vediamo se ho... se ce la possiamo fare. Che c'è, soldato? Ti serve aiuto? Anzi, chi sei? Presentiamoci. Ce la caviamo bene a leggere i nomi. Tutto a posto. Il mio nome è lungo e difficile da pronunciare. Kerry Boyd. Pronto? Boyd. Luogotenente Boyd per gli amici. Il colonnello Shu mi ha dato l'incarico di gestire le operazioni di polizia della base. Gli ho detto che potremmo rendere il mio lavoro molto più semplice se mi permettesse di sparare a chiunque mi risponda. Ma si sa come sono i colonnelli. Ovvio. Ti serve aiuto? Sì. Finora è andato tutto come previsto. Male. Ma con il lavoro che hai già fatto per l'RNC, potresti essere proprio ciò che cerco. Io sono la soluzione a ogni problema, ragazzi. Ho curato un centurione originale della legione di Caesar. È così importante? Meglio crederci. Tutti i membri della legione di Caesar, da Caesar stesso a scendere, si uccideranno prima di essere catturati. Sono così irrequieti che probabilmente lo farebbero se facessi il gesto di abbracciarli. Ma questo è un comandante delle forze d'élite, che è stato così vigliacco da arrendersi mentre i suoi uomini si tagliavano ma la gola su via vigliacco esagerato. Cosa pensi che voglia dire? Non so te, ma a me pare che sia disponibile a cooperare. Ma non l'ha ancora fatto. Le uniche volte che si decide a parlare lo fa per insultarti. Va bene. Perché non gonfi di botte il tuo prigioniero? Mi piace il modo in cui pensi. Te l'avevo già detto? Purtroppo l'RNC non vuole usare quel tipo di tattica. Ci sono ancora delle restrizioni dai tempi. La tortura non è una cosa bella. Ecco cosa mi piace di più di te. Non sei nell'RNC. E poi, per quanto ne sa questo tipo, sei completamente matto. Allora, vuoi che faccia quello che non puoi fare tu? Credo che se lo maltratti un po' riuscendo a spaventarlo, canterà. Facciamo così. Quando te la senti, vado e ti mostro una...
Andiamo e torniamo un paio di volte. Va bene. Credo che con gli special ci siamo. Comunque vadano le cose. Arrivederci un attimo, salviamo e ci proviamo. Sei già di ritorno? Ti serve aiuto? Recentemente abbiamo catturato un centurione. Così importante, bla bla bla. Facciamo tutto. Mi piace il... Purtroppo... Va bene. Va bene, iniziamo. Ecco l'atteggiamento giusto. Mettiamoci qui, qui c'è il vetro. Era da tempo che non ci vedevamo, Silus. Luogotenente, stavo proprio pensando a lei. Davvero? Sì, stavo pensando al suo bel collo. Che dolce. Stavo pensando a come starebbe con un collare per schiavi della legione. Io passo. Sa cosa mi piace dei nostri collari per schiavi? Che esplodono? Se ti piacciono, forse dovresti provarne uno. Adoro la loro tenuta serrata. Insegno ai miei uomini ad assicurarsi che la carne degli schiavi sporga un pochino sopra e sotto. Sa perché? È una cosa in nel mondo della moda. Non proprio. Se lo si regola alla misura corretta, il loro corpo non si abitua mai alla sensazione di indossarlo. Quando deglutiscono o voltano la testa, affonda in misura appena sufficiente a ricordare loro. Wow, che belle cose, ragazzi. Impariamo da questi mentecatti. A mantenerli docili. In questo caso, forse faresti meglio a tenerti il collare che volevi darmi. Oh, per chi? Per un mio amico che stai per incontrare. Il mio sì, dai ragazzi, adesso torturiamo qualcuno. Alleluia, finalmente un po' di azione. Chi è questo tuo amico? Conosci tutte le regole stabilite dall'RNC per proteggere i prigionieri di guerra avversari? Certamente. Il mio amico no. Yeah! Scanniamolo. Con resistenza, ti faccio esplodere il cervello personalmente. Forza, è tutto tuo. Torno tra un po' per vedere come te la cavi. Ok, io salvo. Per entrare, devi lasciare le armi. Puoi prenderle dall'armadietto prima di uscire. Posso? Sei un verme ripugnante. Da che mucchio di escrementi ti ha preso il luogotenente? Schifoso. Ok. No, vabbè, adesso mi ha fatto arrabbiare subito. Proviamo così. Penso tu sia confuso. Devi avere qualche motivo per lavorare con chi lavori. Dimmi, cosa ti ha fatto la legione? Ma sono io che devo interrogarti. Abbiamo ridotto in schiavitù i tuoi figli? Ucciso la tua famiglia davanti a... Qualunque cosa fosse, spero di essere stato... Ok, adesso lo picchio e me ne sbatto i coglioni. No, vabbè. Deve mancarti dare ordine adesso che tutti i tuoi uomini sono morti. La fanteria della legione è addestrata a non pensare. Mi sa che con l'eloquenza ce la faremo. Conflitto dalla mente. Si suicidano per sfuggire alla cattura perché non si fidano della propria capacità di prendere con freddezza una decisione del genere nel bel mezzo del combattimento. Ma io non sono un fante. Sapevo di poter sfuggire da solo alla prigionia senza... Va bene. A me sembra che ti mancassero le palle per seguire gli ordini di Caesar. Ti darò una lezione, maledetto bastardo smidollato. Spargerò le tue budella per tutta la stanza. Ok, forza. Forza. Io salvo. Forza. Ti ho in pugno. Ti ho in pugno. Forza. Attenzione, mi piace questo. Devi malmenarlo un po', non ucciderlo. Infatti un po'. Non vieni un momento fuori. Lo malmeniamo un poco. Cazzo sto fa... Che cazzo fa? Dai. Cadi. Divertiamoci con questo sacco. Ma la missione è compiuta o no? Ma va bene, chi se ne frega, dai. Io però lo picchio. Al mio amico. Non so quanto a lungo riuscirò a tenerlo sotto controllo. Credi che così mi farai parlare? Pestarmi è l'unica cosa che sai fare. Non una punizione qualsiasi, Silus. Si sentono dei rumori strani.
Una punizione che da ora in poi ti ricorderai per sempre, tutte le volte che provi dolore. Quando il mio amico avrà finito con te, non ti rimarrà neanche un dente in bocca. Ah, quindi dobbiamo picchiarlo. Le tue costole non guariranno. Allora ricarico, è inutile fare tutto questo. Picchiamolo a sangue fin quando. Beccati questo. Tutto mio. Ho scoperto anche che non si può bere dalla borraccia, ma perché lo fai in automatico, interessante. Perché non vieni un momento fuori? Così ti calmi un po'. Bel lavoro. Io non ho capito se lo devo picchiare. Intanto gli do un paio di cazzotti. Vai. Cioè è noioso, però ci proviamo uguale. Intanto continua a guardare. Continua a guardare. Naturalmente Bones è un sadico di merda, ma quelli sono dettagli. Continua a guardare. Continua a guardare, forza. Cioè come minimo alla faccia come una groviera, ma lui non cede. Mi fermeranno loro oppure mi dovrò fermare io? Così, nelle ginocchia, nelle... E poi in faccia, nelle ginocchia. Wow, e questi sono i generali di Caesar? Generali. Luogotenenti, quello che cazzo sono? Che c'è? Ti fa male? A guardare. Oh sì. Sta soffrendo, ragazzi. Meno male alla testa, interessante. Oh sì, dai con i pugni. Io c'ho i pugni nelle mani. Vedete, riescono a perforare anche. Ok. Hai la forza di una vecchia. Che fortuna, potrai prendere in prestito la mia dentiera quando ti tirerò giù gli incisivi. Ci vorrà ben altro. Ah, adesso lo devo picchiare. Continua a guardare. E io lo picchio. Credi che così mi farai parlare? Pestarmi è l'unica cosa che sai fare. No, ti ucciderò direttamente, tanto. Non so cosa vogliono sapere loro, mi sto divertendo. Quindi continuerò a picchiarlo. Utilizziamo anche lo spove. Noi colpiamo il muro, però colpiamo lui. Penetriamo dentro di lui proprio, ragazzi, penetriamo. Poverino, cioè lo sto devastando nell'intimo. La sua dignità è appesa a un filo. All'inferno. Oh sì, picchialo. Sì, va bene. Se compare. Da me non otterrai nulla. Poverino, proprio. Muorici. Allora, ci devi morire male. Continua a guardare. Bones ci incita. Continua. È il nostro manager. Cioè, non cede. Saperlo avrei abbassato la difficoltà, ma oramai. Comunque, siamo sempre alla difficoltà difficile, ragazzi. Che è successo? Basta, non ha senso. In un modo o nell'altro la legione. Vedete, con un po' di buone maniere si ottiene tutto. Ma devi sapere che Caesar ha sempre avuto i suoi piani segreti. Non rivela mai niente che lo possa rendere vulnerabile. Ciò che so non impedirà l'inevitabile. Questo campo sarà solo cenere tra pochi mesi. O forse settimane. Farò da giudice, sentiamo cosa hai da dire. Caesar ha qualcosa che non va. Qualcosa che cerca di nascondere ai suoi uomini. Ma prima di partire per quest'ultima missione l'avevano capito tutti. Abbiamo aspettato per 3 giorni che ci ordinasse di partire. 3 giorni! Ma era rintanato nella testa. Alle sue cose, ragazzi, naturalmente. Si lamentava di dolori alla testa. Ha un aspetto diverso. Ha il volto scavato, malato. Ma qualsiasi domanda sulla sua salute lo manda su tutte le furie. Interessante. Ci deve essere qualcosa in più che puoi dirmi. C'è un'altra cosa che ti può interessare. So che Caesar. Interessante. Ha una spia qui. Ecco, adesso ogni ricordo notte sta missione. Da questa base vengono inviate via radio al campo di Caesar informazioni dettagliate sui movimenti delle truppe del. La spia è qui da molto. La prima okay, che sappiamo che è un ufficiale. Se sapessi chi è, te lo direi. Se scappassi e lui fosse vivo, farebbe rapporto. Ma come ho detto. Nessuna informazione può cambiare le cose per me. Mi prego, ditemi che posso ucciderlo.
Ok, abbiamo le nostre informazioni. Dobbiamo salvare. Dov'è la signorina? Non ci andremo piano. La legione può scomparire. Divertente da guardare. Te lo farei rifare, ma probabilmente mi metterei nei pasticci. Questo porterà molti vantaggi all'RNC. Dovresti essere orgoglioso. Ecco la tariffa standard, alla quale ho aggiunto i soldi per un bello spettacolo nella strip. Un regalo mio per... Grande, arrivederci, missione Sì, compiuta. ci vediamo. E ho guadagnato anche la reputazione dell'RNC. Nel prossimo video, signori, andremo a caccia di questa dannatissima spia. Quindi, termino qui questo episodio. Spero tanto che vi sia piaciuto. Abbiamo preso un'arma unica. Nel prossimo video vediamo di continuare le missioni dell'RNC. Scaleremo tutti i gradi della gerarchia fin quando non diventeremo dei fottuti combattenti. Quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!